iniziativa. Fate qua. Okay. Bella a tutti ragazzi e bentornati su X-Wing Academy. Nuovo venerdì, nuova finale, nuovo Store Championship. Questa volta abbiamo la finale dello Store Championship di Roma, organizzato, come avete già potuto vedere, dal D20 Games. Quindi una nuova finale, ragazzi. E siamo qui, ragazzi, stanno già schierando e abbiamo alla nostra sinistra Andrea Di Iorio alla guida di una doppia IG con IGA ed IGB. Poi vedremo bene le liste e vedremo quale dei due IG è la A o la B. E contro Nicolo Acquisto alla guida di una classica Decifel dal Tritempi, che si sfidano in questa finale di Store Championship. Io ringrazio Alessandro Massimi del D20 Games per le immagini, che ormai da tempo collaboriamo e abbiamo portato veramente tante partite dal D20 e sono veramente molto contento di questo. Quindi ciao Alessandro. È stato un gran bel torneo anche questo e adesso andremo proprio a goderci la finale, ragazzi. Posizionamento asteroidi, vediamo 5 asteroidi e un detrito. E adesso vedremo proprio anche la fase di schieramento, che tante volte viene tagliata, cioè la taglio io, non viene tagliata da sola, mentre questa volta ho deciso di lasciarla perché sono due liste molto molto interessanti, e anche se ormai straconosciute, e questa volta ci vediamo anche la fase di schieramento. Il detrito viene piazzato in mezzo ai due asteroidi grandi dalla parte di Nicolò. E vediamo schieramento, ragazzi. Quindi prima le due IG che hanno crackshot e quindi sono a PS6, la VS dominante è quella dell'impero in questa partita e può essere ed è spesso uno dei fattori determinanti. E diciamo che il matchup tra queste due liste è favorevole all'impero, in quanto avendo una nave a torretta che sorpassa le IG, con Rebel Captive sopra che le stressa quando queste gli sparano così non le può far girare, è ottima ed è affiancata da un fiancheggiatore, dalla nave fiancheggiatrice per eccellenza che è Sotirfell, che doggia tutti gli archi delle IG. Quindi non è assolutamente un match facile per Andrea, in quanto è veramente difficile. In questa versione però non c'è Rebel Captive sul Decimator, ma abbiamo Darth Vader, Sannisard e Gunner, quindi una versione estremamente più aggressiva, più che invece di votarla al controllo anche. Nicolò l'ha votata tutta quanta proprio all'attacco, con Darth Vader Crew sopra di una cattiveria unica, perché come tutti sappiamo con Gunner lo possiamo attivare due volte, capirai. In Svizzera se ha beccato assi imperiali avrà vinto veramente a mani basse, perché mettere due critici nello stesso turno su un Fell o su un Carnor Jax è veramente impagabile, al costo di 4 danni, ma al decimetro sta lì apposta. E schieramento che vediamo proprio al limite con la telecamera, ma tanto poi le navi si muovono, ragazzi, ne giocano tutta la partita là, e quindi ci prepariamo per il primo turno. Schierano in maniera opposta, tanto starà nell'approccio da parte di Andrea con la doppia G, che come dicevo parte svantaggiata. Scusate ragazzi se sentite la mia voce strana, ma io ho la febbre praticamente, o comunque l'influenza, e quindi il video lo faccio uguale perché non vi farò mai mancare il video del venerdì, però dovrete sopportare un po' di voce strana. Come dicevo, tutto sta nell'approccio da parte di Andrea iniziale, che parte con un matchup molto molto sfavorevole perché per i motivi espressi sopra, e quindi tanto starà nella parte iniziale e anche nei primi turni di fuoco, soprattutto nei primi turni di fuoco.
Parte con una democratica 1 dritta. Vediamo che fa un doppio focus. Vediamo come partirà invece Nicolò con la decifella. Uno stretta da parte di Fell e Decimator che credo sia rimasto in angolo perché doveva muovere prima, quindi penso non l'abbia mosso, abbia fatto una 1 dritta e lo abbia incastrato con Fell. Non ho mai visto questo tipo di partenza con questa lista. Io quando l'ho giocata l'ho sempre giocata ultra aggressiva, con un Decimator molto aggressivo, e lo gioco sempre così, con 4 dritte a busta a prendere il centrocampo. Qui poi lo schieramento era anche abbastanza favorevole perché Andrea è rimasto dietro gli asteroidi, quindi vediamo un po', è un tipo di approccio diverso, sono molto curioso di vederlo. Va di uno bank Andrea, vediamo l'azione del primo IG. Come ho detto prima, adesso capiremo quale dei due IG è quello A e quale dei due è quello B. La scelta di portare una doppia IG A più B in questo tipo di meta non è sbagliata, secondo me. Cerchi di prevedere, cioè la porti in previsione di qualche sciame così, quindi secondo me ha fatto bene Andrea a portare questa formazione, tanto in matchup simili non ti cambia veramente niente, perché un evade non ti cambia veramente nulla contro questa partita. E Andrea che si piazza in fila con i due IG. E ancora il Decimator viene mandato a sbattere e rimane in angolo. E Fell fa una 1 stretta nel posizionamento molto bravo Nicolò qua, perché si piazza proprio nella zona di campo dove ci sono gli asteroidi, dove è più difficile per Andrea andare a prenderlo. Inizio veramente strano, non l'ho mai vista un approccio del genere ad una doppia G con una deciasso. Come ho detto, io ho sempre giocato molto 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 aggressivo e ha sempre pagato. Vediamo un po', sono tanto tanto curioso. Andrea qui già scelto. Vediamo un po' quale sarà la manovra. Una 1 bank per evitare l'asteroide. Un focus. Una 1 bank. Sta muovendo molto in formazione. Non male. Si posiziona per delle 1 strette successive che sono ottime. Li mette entrambi molto bene. E finalmente parte il Decimator con una 3 bank. Vediamo se farà anche un boost. Eh sì, giustissimo questo boost. E una 2 stretta di Fell. E adesso anche Fell è veramente in ottima posizione però. Vediamo un po', non è difficile, cioè non è facile l'approccio di una doppia IG a questo tipo di lista. Si parte con il primo turno di fuoco, quindi Decimator che va a sparare, sono due hit sicuri, forse anche un altro, vediamo. E sono uno scudo sull'IG 88 A, mi sembra che dovrebbe essere quello davanti, e finisce il primo turno, quindi uno scudo perso dall'IG. Ragazzi, non c'è l'audio molto alto, quindi cercherò veramente di dedurre quello che accade in campo.
E le grafiche in questo poi vi aiuteranno una volta a fine partita. Intanto mega trambata la telecamera qui. E via, e via, e via con il secondo turno di fuoco. In questo caso io mi aspetto una 4 dritta del decimetro e una 5 dritta di Fel. O forse Fel potrebbe anche muovere più stretto, non lo so, vediamo. Sicuramente il decimetro io farei una 4 dritta. Tutta la vita, sì, per forza. Vediamo un po'. Fell è stato piazzato. Qui anche Andrea sta cercando di scegliere perché a questo punto potrebbe non convenirgli neanche più la 1 stretta con l'IG. Forse con il B, che è quello dietro, sì, con l'altro potrebbe addirittura convenirgli una 3 inversione. Perché forse a questo sta pensando Nicolò, perché la 4 dritta sì, è comoda ovviamente, me la 1 dritta non la farei mai. Però non lo so, vediamo un po' questo turno. Vediamo un po', i dial ci sono. Ed appunto, eccola qua. La 3 senior, credo almeno senior, a meno che Andrea non sia impazzito del tutto, 3 senior dell'IG, che non è male, e anche l'altro la fa. Io avevo detto una 1 stretta, invece una 3 senior anche da parte dell'altro IG. Vediamo che ha fatto il decimetro, perché adesso è molto interessante capirlo questo. Due dritta, non si sbilancia né troppo indietro né troppo avanti. E così però. Vediamo un po'. Io comunque proverei forse un boost, avendo il gunner. Vorrei uscire a distanza 3 di impedire agli IG di utilizzare l'autotrasser. Se sono a distanza 3 sempre. Niente, con il giudizio della telecamera da qui. Anche per dopo. Infatti ci pensa Nicolò. Tanto lui comunque tira 4 dadi. A quel punto li tiri anche tu. Però non gli fai usare autotraster, che non è male su un'igienizzazione. E qui 3 bank di Fell. Qui Andrea si è un po' riaperto il campo. E non è stata per niente una mossa sbagliata. E con gli G è proprio questo il fatto: aprirsi il campo di più possibile contro questa lista. Con me lo ha fatto bene. Era una delle poche persone contro le quali ho giocato che ha fatto questo tipo di ragionamento per guadagnare turni di fuoco. Federico Piergiacomi, con il quale ho avuto il piacere di giocare a Modena, proprio in una match doppia IG lui e Deciva De Rio. È stato l'unico che ha guadagnato un turno di fuoco in più sul decimetro proprio facendo le inversioni. Qui vedo solo hit, poi ne vedo un altro e un altro ancora, quindi quattro secchissimi. Tre bianchi incredibili. Questo è un turno di fuoco incredibile perché a questo punto il decimetro va anche a piazzare il critico. Cioè non solo un critico dentro, ma credo che utilizzi anche Vader a questo punto, Nicolò. Non lo usa. Quindi vengono subiti 4 danni dall'IG. Vediamo il decimetro quanti ne prende. Perde tutti e 4 gli scudi con due attacchi. Degli G, mamma mia che schiaffi ragazzi, 4 hit triplo bianco, ecco perché non fare attirato traster, perché altrimenti sarebbero stati 2 hit, così facendo sono stati 4 ragazzi. A partire da round successivo, e poi non ho letto, è stato troppo rapido, però grazie allo stesso Andrea, sappiamo che il round successivo dovrebbe essere quello di tutti i critici, il critico, cioè che se non te lo togli ti becchi vagonate di crit. E qui un IG88A già messo malissimo dopo un quarto d'ora di gioco. Mamma mia, che schiaffoni volati!
Vediamo un po' come si può rimettere in piedi la partita adesso, perché è veramente dura. Entrambi hanno preso il fair control system sul decimeter. Vediamo, perché se va a sbattere manco si toglie il critico e praticamente è esploso al turno dopo, perché prendendo tutti i critici. Devastante qui. Nicolò già va a togliere proprio il decimeter. La partenza alla fine ha pagato con la manovra aggressiva dopo. Invece pensavo proprio a un diverso modo di giocare la lista. Invece è stato più un temporeggiare all'inizio e poi aggredire. Io invece gioco subito aggressivo. Comunque alla fine sarà buona la manovra, anche il boost ovviamente. E ovviamente lo schiaffone di dati che è arrivato ha messo proprio la ciliegina sulla torta su un ottimo turno di Nicolò. Controparte anche del buon turno di Andrea, che con l'inversione, come ho detto prima, secondo me il guadagnarsi quel turno di fuoco in più ti può cambiare la partita. Certo che il matchup è difficile, ma vediamo che cosa succede, perché la partita è appena iniziata, ragazzi. Insomma, non è successo ancora nulla. Anche Fell qui è nella posizione un po' strana con quell'asteroide davanti, eh. Non è stressato, dovrebbe limitarsi ad uno stretta e riposizionamento con barrel boost, magari uscendo dagli archi. Vediamo se l'IGA riesce a levarsi il critico, quella è la cosa più importante secondo me adesso. Mancano i die al proprio di Fell e dell'IG88B. Qui un plauso va ai due giocatori per aver messo, ad Andrea soprattutto, per aver messo il segnalino critico vicino alla nave con il critico, cosa che non succede mai nei campi. Qui sono stati proprio precisi, ragazzi. Qui veramente, sapendo di andare in onda su X-Wing Academy, hanno deciso di rispettare tutte le regole, ragazzi. E via le manovre. Uno bank dell'IG88B che toglie lo stress. Uno dritta dell'altro IG che toglie lo stress, non l'ha levato dall'IGB. Non so se si è scordato, non vedo neanche se ci sono azioni. Vediamo Nicolò col 10 3 stretta e probabilmente non passa, o forse sì. Se passa possiamo anche salutare l'IG e dovrebbe passare, mi sa. Passa. Passa il decimeter, che quindi prenderà, credo, un target lock. Ma invece si prende proprio un focus sull'IG88A, dovrebbe essere quello danneggiato. Vediamo un po', uno stretta di Fell, che buona, credo boost. O non vuole ancora sparare con Fell? Io sparerei, onestamente sparerei. Hai comunque due segnalini a difesa, tiri quattro dadi autotraster, voglio dire. Focus evade, Vaffel spara Glitterstim, tenta di salvarsi l'IG. Un hit, un occhio in bianco, non credo che usi, assolutamente. Viene schivato. Decimator, vediamo un po', 4 sassate, sono 4 hit ancora. Vediamo l'IG, un focus che viene trasformato, un evade, passano 2 danni, un critico, credo che passano 2 critici addirittura. Ricevi un segnalino di tensione. Viene prontamente messo. Il secondo critico è: non puoi eseguire, effettuare manovre dritte, dovrebbe essere.
Ah no, non puoi effettuare attacchi, scusate ragazzi. E credo che a questo punto... Vediamo un po'. A questo punto vediamo un po' che cosa succede. È una ferita lì, è rimasto, ragazzi. Viene assegnato un altro critico con Darth Vader e detona il primo IG in due turni di fuoco contati, ragazzi. Mamma mia. Incredibile. In tre turni, anzi, viene esploso il primo IG. A questo punto la partita non in salita, peggio. Per quanto riguarda Andrea... Vediamo un po', e a questo punto Fell si lancia proprio all'attacco. Vediamo un po', sì, qui mancava lo stress e viene prontamente messo da Nicolò. E vediamo, perché un IG da solo contro un Decimator sano che ha perso gli scudi e due punti ferita di Darth Vader non è proprio la partita più facile del mondo per Andrea. Vediamo cosa sceglie di fare, è difficilissimo. Scusate ragazzi, bevevo. Vediamo un po'. Decimator stringe. Manovra lunga da parte di dell'IG per potersi girare dopo. Vediamo se sceglie di fare anche un boost, ma non credo. Vediamo un po'. Molto molto tosta questa partita. La Decifera che si conferma in determinati matchup una lista incredibile, ragazzi, comunque veramente fortissima. Qui fa anche un boost, forse si vuole risparmiare un turno di fuoco di Fell, vediamo un po' se ci riesce. Decimator due stretto, è una nave incredibile, cioè in alcuni matchup è inutile. È totalmente inutile in alcune partite il Decimator, in altre partite come questa è determinante, è fortissimo. Veramente è una nave strana. Cioè contro DLT lo butti al secchio, fai prima a non schierarlo. In questa partita la fa lui, cioè lui fa la partita da solo. Nave, bestemente partita, forse non c'è una nave così estrema in un senso e nell'altro in X-Wing, è l'unica veramente. Poi mi ricordo all'uscita fu... una grande attesa, esce il Decimator, nave a torretta per l'impero, e 16 punti ferita, non difende, fa i critici con Sireno, veramente incredibile. Il pilota più giocato all'inizio fu Kenkirk, ragazzi, e non Sireno. Sireno si scoprì dopo quando uscì questo archetipo, ma all'inizio si giocava Kenkirk, prima ancora che uscisse l'imperatore, ed era forte, non c'erano i DLT. Poi si scoprì Sireno e divenne la lista predominante, per siamo stati un'estate praticamente con la Decifel che ci massacrava i tornei. Poi con l'arrivo dell'imperatore l'archetipo è ricambiato, è molto interessante. Qui oggi non lo gioca Nicolò, è rimasto con la lista vecchia, sempre efficace ovviamente. Quindi nave veramente estrema al Decimator. Qui non c'è fuoco, quindi si passa al turno successivo. Molto, molto bella, uno degli archetipi storici di X-Wing, la Decifel. Veramente ha fatto la storia questa lista. Per chi giocava nella wave d'uscita del Decimator, che non mi ricordo qual è,
Si ricorderà all'inizio quanto se ne parlava male di questo decimetro, perché sembrava la nave più incredibile. Poi si rivelò una sola, come si dice a Roma, una sola, diciamo, non era proprio quello che ci si aspettava, e fu veramente scartato tantissimo fino a trovare la lista decisiva e forte per lui. Ed eccolo qua oggi. Al contrario dell'IG, che come è uscito è stato dominante subito, cioè tutti hanno giocato l'IG, è lista che mai uscita fuori meta, sempre rimasta in corsa. Ottimi matchup con tantissime liste, qualcuno veramente sfavorevole come quello di oggi che stiamo vedendo, ma gran parte dei matchup ottimi. E via di manovre, uno stretto, io intanto vi intrattengo con la storia di X-Wing mentre i ragazzi mettevano i dial. Come un vecchietto che racconta della guerra, io racconto della guerra dei navini. Uno stretta da parte di G, vediamo se Andrea punta a mandarlo a sbattere il decimeter oppure se vuole provare a sparare. Prova il boost, vediamo Fell e vediamo il decimeter soprattutto. Riesce nel suo intento di far sbattere il decimeter e guadagna un turno di fuoco in meno. Qui intervengono per posizionare al meglio la basetta. Sbatte quindi il decimeter, questo turno non sparerà. Vediamo Fell, due stretta, probabilmente due bank, uno stretta, non è stressato, quindi uno stretta. Si è girata troppo forse la nave, forse un roll riesce a uscire all'arco, vediamo un po'. Eh sì, probabilmente è fuori arco. Stress focus evade. E via al fuoco, 4 dadi di Fell. Non attiva Glitter Steam, credo. E qui vedo dei focus e Nicolo dice: starò in arco? Lo spendo? Non lo spendo? Vediamo un po'. Vediamo un po' se sceglie di spendere o meno. Qui stanno cercando di raddrizzare perché probabilmente si è spostata un po' le G quando hanno mosso il decimetro. Essendo un gioco dei millimetri, qua ovviamente. Vediamo un po', sto cercando di capire quello che dicono sotto, mentre si parla di questo spostamento. Vediamo un po' come la risolvono. Vediamo un po', viene lasciato così, credo, e allora viene speso il focus e sono 3 danni, quindi sono 4 hit. Mamma mia, furia di 4 hit sta distruggendo proprio l'IG, Nicolò. E altro turno di fuoco, non so, non credo che veda, vediamo un po', infatti non vede l'IG. Faticosissima questa cosa. Vediamo la manovra dell'IG, probabilmente sarà un'inversione. Vediamo proprio se è una bank, se è una coio da 4, anche se credo che faccia una senior verso sinistra, guardando l'IG ovviamente, mettendosi nella cabina dell'IG.
E quindi ragazzi, ancora nuovo turno. A furia di tre danni a botta, siamo arrivati a 30 minuti, ragazzi. E Felsano, Decimator, ha perso 6 punti vita, ne ha 10. E un IG è rimasto a 5 punti vita con uno scudo. Vediamo le manovre. Quattro Goyo, quindi qui sento, io non so, vedo la gran parte della gente non gioca i sensori avanzati, io ho sempre giocato i sensori avanzati sugli IG, mi sono sempre trovato veramente benissimo. Qua quattro dritta per non rischiare di andare a sbattere e comunque sparare. Vediamo la manovra. Se fa un boost, se non fa un boost, fa un focus. Io non capisco perché fa focus Nicolò quando hai Sireno e i focus tu già li trasformi con la tua abilità. Fel qui si trova addosso all'IG, credo rimanga là e faccia tutta la sua vagonata di segnalini, poi se ne andrà magari dopo. Vediamo un po', forse boost bar, non credo, non ci va il boost però. Qui conviene farsi tutti i suoi segnalini, ma che va si prende un danno. In parte no, perché non c'è neanche il gunner, quindi neanche a dire che li spende per difendere. Diciamo che se fa la sua mossa lì probabilmente prenderà 0 danni perché può parare fino a 5 cose. Invece non vorrei rischiare proprio niente di niente. Non rischia assolutamente nulla, Nicolò. E se ne va. Io mi sarei fermato a sparare, sinceramente. Comunque, vediamo un po'. A questo punto c'è solo il fuoco del Decimator. Così offri un tiro gratuito sul Decimator che bene non ti fa, mentre potevi stillare il dubbio e tirare 4 dadi in più. Decimator, 3 dadi, 3 hit, senza azioni ragazzi. E Autotraster sta pensando se attivarlo o meno per non fargli sparare. Si prende il danno, fa bene Andrea, fa molto bene. Vediamo se usa Vader. Io lo userei aggressivo per aggressivo, magari metti in doppio danno. Vediamo un po'. Lo usa infatti Nicolò, giustamente. Vediamo se Andrea ci fa le cerchite, questo è veramente bravo questa volta. Non può eseguire azioni eccetto quelle elencate nella tua barra azioni. È un altro danno. E il Decimator se ne becca altri due. IG. Sono 3 hit di cui uno è anche critico. Crackshot. Uno viene parato perché viene tirato un evade sul singolo dato. Passano un danno e un critico che è del reroll. Ci fa vedere il critico. Dopo aver eseguito una manovra rossa, subisce un danno. E quindi Decimeto ridotto a 6 punti ferita. Come dicevo, con Vader è proprio un timer, con Darth Vader sopra, però è devastante ragazzi, vedete come va a piazzare i colpi, è veramente fortissimo e c'è Fel intero, la partita è praticamente compromessa per Andrea, che un altro turno di fuoco significa un altro critico sicuro più i danni che ti passano per lo sparo. E veramente strano, partita stranissima che si è conclusa subito con in pochissimi turni, dadi ultraviolenti di Nicolò, conditi da ottimi movimenti, perché devo dire che l'approccio iniziale è stato veramente particolare, ma poi si è rivelato quello giusto, nel senso che comunque è diventato un approccio molto aggressivo, votato o al ti sbatto e ti sparo il turno dopo e tu non mi spari, oppure al ti
ti sparo e non ti faccio attivare il gunner, ha pagato, è stato anche troppo prudente secondo me nel non voler sparare questo turno su Fella, poteva chiuderla subito, mentre così ci vediamo un altro turno. Andrea ha fatto quel che ha potuto, ho detto secondo me ha fatto molto bene, si toglie il critico, secondo me ha fatto molto molto bene ad aprirsi il campo il primo turno, poi quel turno dove ha preso 4 danni secchi è stata un po' una rovina perché ha condannato il primo EG, però secondo me non ha sbagliato all'inizio. Il matchup purtroppo ragazzi è clamoroso, è difficilissimo vincere per... è veramente difficilissimo vincere contro una decifer con la doppia G, però devo dire che secondo me l'approccio in sé non è stato sbagliato, poi l'impero ha preso il sopravvento. E qui è 2 stretta. E vediamo se ci va con un barrel, ma non rapidità di Fella, ogni volta che la vedo, ormai lo gioco da 1000 anni, ma ogni volta che la vedo mi subisce sempre, veramente fortissimo ragazzi. Però non ci va col barrel, attenzione. E quindi niente, se ne sta là, io non mi stresserei neanche. Pure adesso vuole proprio chiuderla e andare a sparare. Io mi stesserei, dopo fai una bella coglio, ti prende il focus. Vediamo un po'. Bueno, se fa un boost di qua, però se la mette contro l'asteroide. 36,50 sul cronometro, ragazzi. Vediamo questo finale di partita. Intanto ragazzi complimenti all'organizzazione, complimenti a tutti i partecipanti, ai finalisti che... vediamo decimetro, altri 2, altri 3, secchi. Praticamente non ha mai speso neanche Predator, ha mai utilizzato, e qui scoppia male 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 perché ne schiva uno, ma ne mette un altro con Darth Vader e quindi dovrebbe essere finita la partita. Riduci arma prima di uno un danno normale, no, sono 2 critici, tira un dado, vediamo, e entra il danno ragazzi, mamma mia, complimenti a tutti e 2 i finalisti ragazzi che hanno avuto il merito di arrivare a questa finale di uno Store Championship non semplice, con tanti giocatori, quindi tanti tanti complimenti ad Andrea Di Iorio e a Niccolo Acquisto, e ringrazio ancora Alessandro del D20 Games e complimenti, un saluto a tutti i partecipanti del GP ragazzi, grazie veramente tanto di essere stati con noi, anche se c'avevo la febbre mi avete fatto tanta compagnia. E qui attenzione a sorpresa, spunta Vischi che va a premiare Niccolò, ma io non me l'aspettavo questa cosa, è clamorosa. Perché questo era il Pische Memorial e io non me l'aspettavo assolutamente che spunta il Pische così per premiare Niccolò, e quindi questo video ha assunto a tutto un altro valore ragazzi, adesso dovete vederlo, fare tantissime visualizzazioni, vederlo e rivederlo almeno una volta al giorno, se non vi potete vedere tutta la partita vedete la parte finale con Pische che è fondamentale ragazzi, grazie davvero di aver seguito anche questa partita. E ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video ragazzi, ciao a tutti!